perché un amore così grande che Dio ha posto nei nostri cuori non è comprimibile, non possiamo racchiuderlo, non possiamo tenercelo gelosamente solo per noi stessi, è necessario che lo portiamo anche ad altri, affinché possiamo ben predisporre il nostro cuore anche all'ascolto della sua parola e alla meditazione. È la meditazione che Don Antonio Michele appunto quest'oggi spezzerà con noi. Sapete che il tema è la famiglia come Betlemme, casa del pane. Allora dicevo, per poter meglio disporre il nostro cuore e la nostra mente, iniziamo. Discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori, voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola, o luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio. Perché partecipazione in una casa che non c'è festa, non c'è vita e non c'è comunione. Dobbiamo festeggiare il compleanno, l'onomastico. Abbiamo degli appuntamenti nella vita dell'uomo, a livello civile, a livello religioso, che rischiamo di perdere, di non sottolineare. Ma non perché dobbiamo fare il casino, la baraonda. La festa che ci fa stare insieme, la dimensione ludica, che fa parte della crescita dell'uomo.
e se non c'è la festa non c'è vita, non c'è comunione. No, questa è la festa, quest'anno voglio festeggiare, siamo a festeggiare io ballando, e la casa perde, diventa che cosa? Un dormitorio, diventa un luogo dove ci si incontra a momenti, ma non è la casa aperta di Betlemme dove tutti potevano entrare. E Maria e Giuseppe non hanno detto tu vuoi, tu no, non hanno detto i magi, non hanno detto i pastori, non hanno detto agli altri un po' questi che vanno trovando, niente. Era una casa a te, se ne vanno sempre Maria, bambini, gli angeli. Se leggete il Vangelo, a un certo punto di casa di Betlemme non ne vanno più. Quella casa si svuota perché c'è una propensione alla missione, c'è una propensione ad andare. Si va a Betlemme, ma si va per andare nel mondo. Allora le nostre case, le nostre famiglie si ritrovano come luoghi di accoglienza, di ospitalità, di festa, che è condivisione, che è gioia, che è tutto quello che volete, però è anche un luogo per ripartire. I pastori se ne vanno, sì, i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano visto e udito. Questo è il senso anche delle nostre case. Chi viene nelle nostre case deve sperimentare che è una chiesa domestica, no? Famiglia, piccola chiesa, manco a dirlo a voi, figuratevi, lo sapete meno. Però devono diventare anche luoghi per la missione, luoghi dove si parte per il mondo. E oggi, vedete, questo si sta perdendo. Io mo nei condomini, nelle case, ci andavo nell'altra parrocchia, ci andavo là, non è cambiato niente. Cangini, i telecamere, quando ti aprono la porta, non è sempre così, soprattutto le persone sole, si mette un cavolo dalla Banca d'Italia, finalmente entri, che brutto, siamo mai in carcere, noi diciamo a quelli che stanno in carcere, a noi siamo più carcerati. Purtroppo vedete che cosa non succede, è che quel pane che è presente nelle nostre case, che grazie a Dio il Signore non ci fa mai mancare, sia per noi nutrimento, perché il Signore ce lo dona con il lavoro, con la provvidenza, eccetera, sia però la possibilità per andare incontro all'altro, per vivere l'ospitalità, l'accoglienza piena, un'accoglienza non fatta di scetticismo, di selettività, quello sì, quello no, quello mi piace, quello non mi piace. È difficile quello che sto dicendo, però l'accoglienza e l'apertura di una casa dice voi l'accoglienza che noi abbiamo come stile di persone. Questo è poco ma sicuro, altrimenti Don Giovanni non ci avrebbe accolto, avrebbe detto morte, avete un bici qua, non è la stanza, è una serie di svili, di incomodi che comunque oggi tra virgolette gli daremo, perché dobbiamo andare al bagno, quindi saremo un peso in più rispetto all'ordinario andamento della parrocchia. Uno poteva dire oh, solo hanno da parte, cioè perché? Allora se ci ha dato questa disponibilità, non penso che ci ha dato solo una stanza e un bagno, mamma mia, sarebbe triste, ma non è così. Ci ha aperto casa sua, e mo non è che viene a vedere, mo vedi i seggi, mo che se ne va, non penso che se le conta, cioè, mo vedi che sta facendo qualche seggio, non farà questo Don Giovanni, perché si fida, ci ha accolto, e non ci ha dato solo 100 sedie, ma ci ha aperto la sua vita, ha aperto la comunità parrocchiale, luogo dove si arriva, ma luogo da cui si parte per la missione. Quindi vedete che le nostre famiglie, penso, ma non avevate bisogno di oggi per riflettere su questo, hanno davvero una grossa responsabilità e tanto lavoro da fare per vivere veramente, vedete, un pezzo di pane quanto dice, che significa Betlemme, perché poi da quella casa si parte per la missione. Guarda la domanda dell'ospitalità, le nostre famiglie sono abbastanza, si rettano abbastanza ospitali, però il più delle volte, condivido pienamente quello che ha detto poc'anzi Gerardo, a volte però questa ospitalità non è condivisa pienamente col cuore invece da chi è ospitato. Quindi, abbiamo anche noi
questa difficoltà. Si riesce a trasmettere e comunicare il piacere dello stare insieme a chi è ospitato, mettendolo come? In che maniera? Mettendolo a proprio agio, mettendo a disposizione la casa, facendolo sentire come se fosse a casa propria, anche facendolo collaborare nella preparazione di un pranzo, di una cena, di renderlo partecipe, non sempre se vuole, perché poi comunque alla fine, insomma. Non ecco mettere a punto, no, tu sei ospite, quindi sei seduto, invece no, è bello condividere anche la preparazione insieme a chi è ospitato. Anche per la Maria. Anche per la Maria. È un modo di un altro per farlo sentire a proprio agio e non fare il conto. Poi, sì, per quanto riguarda il senso della festa, la risposta è stata questa, la risposta più o meno generale sarà questa: si percepisce la festa, tra virgolette, anche nella domenica, anche quella della domenica, cercando di portare sotto l'aspetto della missione il messaggio ricevuto dalla parola di Dio durante l'ascolto della messa della domenica e condividendolo, facendo il possibile, condividendo tale messaggio il più possibile con la famiglia e gli amici. Quindi portandolo durante la settimana e facendolo nostro e cercando di condividerlo con gli altri. Sotto l'aspetto invece rituale settimanale della domenica, la domenica si vive diversamente. Quindi in che maniera? Adobbando semplicemente la tavola in maniera diversa, preparando un dolce, eccetera, insomma, cosa per renderla più, per rendere questa giornata più particolare rispetto ai giorni dove c'è il corri-corri, il lavoro e si è presa da tante cose, accompagnare i bambini a fare sport, a scuola, i rientri e cose varie. Invece la domenica, insomma, ci si rilassa, si vive intensamente, si cerca di fare il possibile per vivere intensamente questo momento in maniera più rilassata, più tranquilla, sia sotto l'aspetto spirituale sia sotto l'aspetto fisico, perché no? Con l'intento ovviamente di trasmettere ai nostri figli tutto ciò. Si fa sempre il possibile, ovviamente la missione è anche questa, di trasmettere tutte queste nostre piccole abitudini familiari ai nostri figli. Noi facciamo il possibile, forse. Sono un po' in disuso, diciamo, tutte le nostre esperienze per una persona. E le nostre famiglie sono ospitali perché siamo propensi all'accoglienza. Anche quando prepariamo da mangiare, lo facciamo sempre in abbondanza, nel caso in cui arrivino ospiti. Siamo ben felici di ospitarli e anche se capita che abbiamo poco, siamo lieti di condividere lo stesso con gioia. Non abbiamo perso il senso della festa in casa, il Natale, i compleanni, gli onomastici, anche se sottolineavamo prima, per noi donne è un po' faticoso, specialmente poi fare i piatti, rassettare tutto, però proprio stare in casa. E per prima cosa, quindi non abbiamo perso queste festività in casa e la domenica per noi è un giorno speciale. Per prima cosa partecipiamo insieme alla Santa Messa e poi anche in casa apparecchiamo la tavola con cura, usando una bella tovaglia bianca, ricamata, dei bicchieri e delle posate usate solo per quel giorno e poi prepariamo sempre un pranzo particolare, d'obbligo, se no i figli ci ammazzano. Con particolarità, con particolare predilezione per il dolce, che è d'obbligo, il dolce finale è d'obbligo. E mi dicevano anche per i diabetici, scrivi, poi ci prendevo la compressa, non ce ne importa. Quindi abbiamo il senso della missione, anche in famiglia, se tra i parenti c'è qualche discussione, cerchiamo sempre di intervenire mettendo la pace e cercando di far riprendere il dialogo tra di loro, facendo ragionare entrambi. E anche nel vicinato compiamo la nostra missione, dando ragione della nostra appartenenza alla comunità. A volte ci capita anche di non parlare esplicitamente,
Infatti sono loro stessi che ci chiedono quando ci vedono uscire insieme, anche magari mano nella mano, dice ma dove andate? E noi diciamo andiamo a messa, oppure ma che tu fuori, Teresa? Ma che cazzo, ma tu fia, ma se tu fuori, mi chiedono così. Sì, mi ho capito, non è niente di particolare, ma dopo a te, ma tu fuori, ma non lo so, proprio sul praticato, Teresa, sì. Ma no, perché noi siamo molto familiari, al contrario di come diceva Don Antonio, dei condomini chiusi. No, il nostro è un condominio molto aperto. Mio marito dice, è la casa che abbiamo Gesù. Perché essendo la famiglia più attempata, va, diciamo, gli altri sono molto giovani, quindi alcuni proprio guadagni dei nostri figli, quindi ricorrono per qualsiasi motivo a casa, per l'acqua e il cotone che non si usa, noi usa ci fa Teresa, a me mi piace a YouTube, sì, ma non ti preoccupare. Da qui invece sul lato pratico, diciamo, manuale, martelli, questa roba qua, servono le tonine lì e scuri per tutti questi. E quindi, diciamo, sono loro stessi quindi che ci chiedono quando ci vedono uscire e noi non perdiamo occasione. Questo non significa che dobbiamo partecipare portando dei doni, ma come dono nel senso di mettere in evidenza quali sono i doni che Dio ci ha dato. La cosa bella è che solamente in forza della fede noi riusciamo a mettere in pratica i doni che abbiamo ricevuto. Perché è in forza della fede che noi ci rendiamo conto di che cosa Dio mi ha dato. Allora se Dio mi ha dato la capacità di ascolto, allora ecco io questo dono dell'ascolto posso metterlo in atto proprio perché mi sento parte di questo popolo di Dio e mi esercito nella comunità attraverso l'ascolto, attraverso la preghiera, attraverso la partecipazione ai sacramenti. E quindi riesco a trovare la forza per poter far fruttare il dono. È la fede che ci fa fruttare i doni. Allora, siccome la fede l'abbiamo ricevuta tutti quanti, non è vero che nessuno di noi ha ricevuto dei doni. Forse se qualcuno ancora non sa qual è il dono che ha ricevuto, dovrebbe fermarsi un attimo e dire, ma signore, ma io ho 50 anni, non significa niente. Possiamo renderci conto dei doni che Dio ci ha fatto, anche all'età, diciamo così, alla terza giovinezza, alla quarta giovinezza. Non è mai tardi poter dire al Signore, non riesco ancora a individuare qual è, allora rafforza la mia fede affinché io possa vederlo e possa mettere a frutto il dono che tu mi hai dato. E questi doni poi sono tanti, Signore, possono essere messi a frutto per la comunità, ma non perché servono alla comunità. Vedete, il dono non serve a noi, è un po' come il papà e la mamma che si sforzano giorno per giorno a portare a tavola, no? Da mangiare per i propri figli o a vestirli. Quel dono che portano non è mai qualcosa che serve solo per loro, ma è sempre un preparare queste persone affinché possano donare agli altri. Noi ci fortifichiamo mangiando perché dobbiamo energia per andare incontro agli altri, così nel vestirci affinché possiamo stare ben ricoverati, per la salute per andare incontro agli altri. Così nella comunità, se noi abbiamo dei doni, sono doni che poi devono essere espressi, ma sempre per il regno di Dio. Allora, quali sono i doni? Abbiamo detto, prima la testimonianza dell'essere una coppia che si ama. È bellissimo quello che dice Teresa, no? Nella sua realtà condominiale, diciamo, è bello che quando loro passano li vedono ancora mano nella mano, è una cosa meravigliosa. Ancora noi, quando vediamo delle persone anziane che passeggiano mano nella mano, ma ci riempie il cuore vedere queste persone, perché vuol dire che continuano ancora a testimoniare attraverso il loro amore, attraverso questi segni, perché i giovani hanno bisogno di questi segni. Allora, già questo è un dono. L'essere sposo e sposa dopo 25-30 anni di matrimonio è fare breccia nel cuore dei giovani, che invece è difficile riuscire a tenere in piedi, no? Questa realtà coniugale e matrimoniale. Ma come fate voi? Vedete, il vero annuncio della parola di Dio parte sempre dal vissuto e dalla testimonianza. Se noi ci dimostriamo che ci vogliamo bene, Gesù stesso ha detto, vi riconosceranno da come vi amate. Allora, il discorso è questo. Quando ci vedono insieme, vedono che ci sforziamo di fare delle cose insieme, vedono che stiamo insieme per realizzare qualcosa per il regno di Dio, verranno vicino a noi a dirci, ma chi vi dà questa forza? Quello è il momento in cui possiamo dire, è Gesù. In quel momento, quando loro vengono a dire perché lo fate, perché lo fate, loro stanno già aprendo il loro cuore ad accogliere la luce. Quella si fa breccia affinché la luce possa giungere nel cuore della persona. Allora,
Questo è il dono principale, ma ne abbiamo tantissimi. Testimoniare che ci vogliamo bene. Testimoniare che siamo capaci di superare i momenti di crisi attraverso il perdono. Esercitarsi nel perdono è fondamentale, per dare più forza ai nostri figli affinché possano vedere in noi veramente Cristo stesso. La comunità ci aiuta, è palestra nello spirito. E un'ultima cosa, riguardo all'accoglienza, alla difficoltà che abbiamo, no? Gesù ha detto questo aprirsi, aprire le proprie porte. Io parlavo in un gruppo che la nostra prima realtà della comunità, qualcuno si ricorda, noi ci incontravamo nelle case. Se qualcuno di voi si legge attentamente il libro di vita, e se non ce l'ha lo può anche scaricare da internet, nel libro di vita dice così che la nostra comunità si incontra nelle case, parlava di questa esperienza iniziale, poi per tanti motivi adesso lo facciamo nelle parrocchie, perché ci si educa ad aprire la propria porta della casa all'accoglienza, affinché senza sapere, scritto nella Sacra Scrittura, possiamo accogliere Dio stesso nella nostra casa. Nella realtà ebraica l'accoglienza è al 100%, perché loro sanno che accogliendo una persona accolgono Cristo. Nella realtà dello Shabbat, che molte volte qualcuno di voi l'ha fatto, e io devo cercare di riprenderlo, adesso dicevo che se qualcuno ha l'opportunità di avere un locale dove possiamo incontrarci almeno 20-30 persone, perché io purtroppo da solo non posso pensare a tutto, ecco, potevamo riprendere questa realtà, no, della benedizione dei figli del pane. Dicevo, durante quella celebrazione, perché diventa una piccola celebrazione, si apre la madre di casa, apre la porta, la maestra di casa apre la porta a un certo punto di questo rito e dice: entra il Signore. Vedete, questa realtà è da portare nella nostra famiglia stessa, no? Quando uno ha detto facciamo un cibo abbondante affinché possa servire, in fondo questa abbondanza ha questa funzione, quella di poter accogliere nell'ultimo il Signore che entra in casa tua. Allora, questa realtà non dimentichiamola, va bene? Quindi accogliere adesso anche in questo mondo globalizzato, dopo dici ma come devo fare, come mi devo rendere conto per queste persone che non vivono del bisogno, siccome c'è anche la prudenza, no, che è importante, perché ci dice il Signore di essere furti nelle volte, si legge la Sacra Scrittura, allora attenzione, vuol dire anche che noi possiamo comunque essere aperti all'accoglienza, e se abbiamo questo timore possiamo farlo anche attraverso le associazioni. Ci sono tantissime associazioni onlus, tanti di voi hanno l'esperienza dell'adozione spirituale a distanza ad esempio, no? Oppure persone che a Foggia abbiamo appunto i fratelli della stazione che portano a mangiare, quindi un nostro contributo anche non diretto, indiretto, lo possiamo comunque dare senza avere timore, e comunque facciamo qualcosa anche per questi ultimi, chiaro. L'importante è non dimenticarsi degli ultimi, perché se ci dimentichiamo degli ultimi ci dimentichiamo di Dio. È semplice il discorso, perché lui l'ha detto, chiunque avrà fatto, ricordate quelle 6 azioni di misericordia, no? Avevo fame, avevo sete, ero carcerato e via dicendo, ebbene l'ha fatto a me, perché Dio si presenta nelle persone bisognose, è chiaro? Allora, la comunità ci aiuta, la comunità non è nostra. Quando 37 anni fa forse? Cosa? La comunità? No, perché era già nel nostro gruppo. Già da fidanzati, li pensavamo. Fin dal tempo materno. Pensavamo, ebbene, la comunità che non ci appartiene, perché noi è venuto fuori, se qualcuno. Poi possiamo in qualche momento anche ripresentare come è nata la comunità. È una realtà questa che non ci appartiene, che è nata principalmente affinché noi potessimo, io e Marina, esercitarci nell'amore coniugale. E noi dobbiamo ringraziare voi, la vostra presenza, perché è proprio con voi che noi ci fortifichiamo e ci incoraggiamo per andare avanti.
perché ci costa, non costa nel senso, ci costa come sacrificio. Ma che ne sapete voi? Poi viene in mente, oh, ma perché non ci andiamo a qualche parte, grazie di Dio, anziché pensare? E invece questa è solo una tentazione, perché invece lo stare con voi ci riempie il cuore, ci fortifica e ci fa vivere in pienezza la realtà coniugale alla presenza di Cristo. Ebbene, questa comunità non ci appartiene. Se il Signore ci ha posto dinanzi tante persone meravigliose, di una levatura spirituale per noi immensa, tanti sacerdoti ci hanno dato un po' il là, per dire, la spinta per andare avanti, è perché il Signore, strada facendo, ci ha detto dovete fare così e andate certo. Perché noi eravamo nati con un gruppo che doveva far pensare alle problematiche familiari, poi il Signore ha detto no, voi siete dovuti andare a sedervi come ci vuole sulla roccia che è Cristo, affinché possiate migliorare e rendere e comunicare che l'amore coniugale è un amore eterno. Noi l'abbiamo maturato strada facendo. Ecco, ebbene, questa realtà non ci appartiene, è un luogo dell'esercizio spirituale affinché possiamo amarci e chi ci ama e comunicare agli altri che l'amore di Dio è vero ed è presente nella nostra storia.